Fa ingresso in sala il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Buon pomeriggio a tutti e grazie di essere qui. Grazie alla Presidente Casellati di averci permesso di essere nella sala più importante del Senato. Oggi siamo insieme a tante cose belle, a tante persone belle, perché oltre alla presentazione di questo film, che domani uscirà a Roma, in via poi ufficiale il 9 maggio, ecco qua, solo cose belle, un film che parla di storie vere, sono storie di persone speciali che abitano in una comunità e la realtà che non si fa finzione è tutto dedicato al grande lavoro, al grande operato della comunità Papa Giovanni XXIII. So che ci siete in molti qui della comunità, so quanto sia importante anche questo momento, viverlo insieme, condividerlo. Grazie davvero per esserci, grazie perché oggi possiamo stare insieme e vivere queste grandi emozioni, emozioni che arrivano attraverso le immagini di un film, emozioni che oggi racconteremo. Emozioni che sono davvero importanti per segnare un percorso insieme. Io chiedo alla Presidente Casellati di poter introdurre attraverso le sue parole la sua grande forza, una forza che non è solo istituzionale, una grande forza umana. Sappiamo quanto lei sia impegnata in alcuni temi sociali e la ringraziamo oggi per averci accolto qui e la ringraziamo per il suo impegno con la comunità. Allora, la Presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati. Grazie Presidente, a lei. Buon pomeriggio a tutti, autorità, signore e signori. Il mondo cambia nella misura in cui ognuno di noi cambia. Questa frase di Don Oreste Benzi è a mio avviso la migliore premessa per introdurre la presentazione di Solo cose belle, film ispirato all'attività sociale dell'Associazione Giovanni XXIII. Don Oreste rappresenta infatti la capacità di cambiare la nostra anima, cambiare la nostra vita, cambiare le nostre relazioni con gli altri. Rappresenta la semplicità e la fede al servizio degli altri, sempre e comunque a partire dagli ultimi. Il suo lascito resterà per sempre nel patrimonio spirituale dell'umanità, reso vivo dalla comunità, la sua grande sfida, la sua grande intuizione. Chi come me ha avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorare insieme per realizzare provvedimenti a favore delle donne ridotte in schiavitù e per garantire un futuro dignitoso a chi nella vita aveva commesso degli errori, porterà sempre con sé un po' di quell'energia contagiosa e di quella forza di volontà che non conosceva ostacoli.
Oggi l'Associazione Giovanni XXIII è una realtà consolidata che rappresenta uno spiraglio di luce per tantissime persone e per tante realtà territoriali differenti. Un'attività che si sviluppa in tutti e cinque i continenti, concentrando i nuovi progetti nelle aree più difficili del pianeta, dal Venezuela ad Haiti, dallo Zambia al Ruanda, senza dimenticare i paesi europei, la Cina, la Russia, gli Stati Uniti. Assiste in tutti gli angoli del mondo oltre 40.000 persone, con più di 200 case famiglia, solo in Italia. Gestisce comunità terapeutiche, centri di accoglienza, mense per i poveri, case di preghiera, presidi nelle zone di guerra. La capacità di Don Oreste di contagiare gli altri con il bene, con il sorriso, con la spiritualità, ha prodotto una catena di solidarietà senza confini, dove prevalgono su tutto i valori profondi della vita umana. Valori che oggi sono diventati solo cose belle. Un lungometraggio che rappresenta la migliore e la più giusta trasposizione di quell'essere famiglia con chi non ce l'ha, che è alla base della missione della Giovanni XXIII. Voglio quindi congratularmi con il regista Christian Gianfreda per la sua opera prima, con le attrici e gli attori, tra i quali ci sono professionisti, esordienti e anche giovani provenienti realmente da case famiglie dell'associazione, con i produttori e con tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo bel film, a partire dall'amico Donaldo e dai vertici dell'associazione. Solo cose belle. È una commedia ironica, intelligente. Offre una chiave di lettura originale e realistica che da giovedì sarà possibile vedere al cinema in tutta Italia. Personalmente mi auguro che possa essere visto da più persone possibile a partire dai giovani, perché è sicuramente un film che lancia segnali importanti, segnali che giungono direttamente al cuore. Parla di paura, parla di conoscenza, parla di fratellanza. La paura è quella che inizialmente serpeggia tra gli amministratori e i residenti di una piccola comunità locale all'arrivo delle ragazze e dei ragazzi che saranno ospiti nella casa famiglia. Ognuno portatore di una storia, ognuno portatore di una diversità. Un'ex prostituta, un giovane che è già stato in prigione, un richiedente asilo, un anziano e due ragazzi con disabilità vengono accolti da una famiglia composta da padre, madre e un figlio naturale. I vecchi equilibri locali sembrano persi per sempre. Ben presto, però, la paura si trasforma in conoscenza. Si superano gli steccati, si superano i preconcetti, la diffidenza. Lo scontro diventa confronto, le accuse diventano dialogo, l'apparenza lascia il posto alla realtà. Il paesino romagnolo, inizialmente scosso anche rispetto agli equilibri politico-amministrativi, riscopre la vera vocazione dei suoi abitanti e in poco tempo tutto cambia. Dalla conoscenza si arriva quindi alla fratellanza. Un percorso scandito da amicizia, da amore, da solidarietà. Sentimenti che caratterizzeranno quindi la parte finale dell'opera e che ne rappresentano il vero e più profondo messaggio culturale. Non mancano momenti di sorriso e di commozione, di spensieratezza e di riflessione. A partire dal valore profondo di quelle case che, aprendosi all'accoglienza, diventano veramente famiglia. Un modello non burocratico, un modello sociale, umano e umanitario. Un modello che consente di anteporre a tutto il senso profondo della vita, garantendo ascolto e comprensione, speranza e riabilitazione. Un esempio concreto e virtuoso di come le politiche sociali possano realmente migliorare la qualità della vita delle persone e di come ci sia bisogno di valorizzare e promuovere la sussidiarietà orizzontale.
Uno Stato attento, in grado di predisporre il giusto quadro normativo e finanziario di tali strategie, è una irrinunciabile precondizione per attuare interventi che possano realmente non lasciare nessuno indietro. Così come il ruolo dell'associazionismo, del terzo settore, del volontariato, di chi decide di donare una parte del proprio tempo agli altri, deve essere tutelato, sostenuto, supportato. L'Italia che aiuta, l'Italia della bontà, è l'Italia migliore. È quella che ci rende orgogliosi e che ci sprona ad essere dei cittadini più solidali, più aperti, più rispettosi degli altri. È tutto questo che rende gli abitanti di un territorio una vera e propria comunità dove aiutare il prossimo significa soprattutto ricevere. Come possono infatti testimoniare tutti coloro che nella vita hanno fatto e fanno queste esperienze, sostenere chi ha bisogno ci mette nelle condizioni di ricevere più di quanto si dona e consente di nutrire la cosa più importante, lo spirito. All'interno di una comunità non si è mai soli, non si è mai indifesi. Dobbiamo tenerlo presente, anche perché in un mondo che cambia sempre più velocemente, con i ritmi scanditi dalle nuove tecnologie, dai social network e dall'era digitale, il contatto umano resta la prima e più straordinaria prerogativa dell'uomo. La solitudine contemporanea è una realtà che non può e non deve essere sottovalutata, così come c'è un'evidente necessità di parametrare gli interventi governativi anche di natura sociale con i nuovi bisogni, le nuove forme di fragilità. Un obiettivo che potrà essere conseguito solo se saremo in grado di sostenere e dare voce a chi ogni giorno è in prima linea per gli altri, per rendere il mondo un luogo più giusto. Consentitemi allora di concludere questo mio indirizzo di saluto con altre parole di Don Oreste Benzi. In concreto, l'uomo è maturo quando non è più il centro di se stesso, ma vive e comprende che ha in sé qualcosa da dare e da ricevere. Non c'è nessuno così ricco che non abbia bisogno di ricevere, nessuno così povero che non abbia qualcosa da dare. Vi ringrazio. Grazie, grazie davvero, parole meravigliose quelle del Presidente del Senato Casellati, e devo dire, ha detto una cosa molto molto vera, dice: in una casa famiglia non si è mai soli. Allora guardiamo questo trailer e poi potremo parlare insieme al regista. Il palazzo è stato donato a una casa famiglia. E che roba è? Una casa e una famiglia. Lui è Chukwu. My pleasure. Che succede? Pare ci sia l'Isis a San Giovanni. Lei è Ivana. Palazzo Corbucci sembra infestato e c'è un africano che gira con un borsone nuovo. E poi c'è Kevin. Però vi siete già conosciuti, no? Giulia ha visto Benedetta insieme a un ragazzo della casa famiglia. In un bagno. A volte vorrei essere dove nessuno mi conosce, dove nessuno si aspetta qualcosa da me. E allora lascia stare gli uomini delle altre. Da quanto siamo insieme noi? Testa zitto! Possiamo andare in un posto dove possiamo fare quello che ci pare. Kevin è un bravo ragazzo. È un delinquente. È uno che sbaglia. E che sbaglierà ancora. E dipende dalle possibilità che gli diamo. E chi gliele deve dare? Mia figlia? Non voglio che mia figlia si accompagni a un carcerato. Sta rincuorando il fratello. Dice che una volta gli è andato dell'handicappato. Invece è cinese. Ammetto di aver sottovalutato il problema. Ah, sì, sì. C'è qualcosa di più grave. Perché io parto piano e poi c'ho la progressione, capito? La messa è finita, andate in pace. La messa è finita.
Allora, Christian emozionatissimo. No, è la sua opera prima. Io, a dicembre sono stata nelle Marche, una casa famiglia protetta appunto della comunità Papa Giovanni XXIII, e quando ho visto il tuo trailer, i tuoi spezzoni del film, ho trovato che tu abbia raccontato una realtà attraverso quello che è il genere della commedia in maniera davvero forte, però molto molto credibile. Io ora ti lascio la parola, vedremo degli spezzoni, ci sono molti attori qui del film, so che c'è stato un grande lavoro, c'è stato un grande impegno e io ti ringrazio a nome di tutti. Allora, Christian Gianfreda. Ecco, non sono mai stato presentato così bene, quindi ringrazio ancora la Presidente Casellati, ha fatto un intervento che mi ha colpito, la ringrazio ancora. E ringrazio tutte le persone che sono qui presenti, in particolare tutte le persone che hanno creduto in questo film quando ancora era un miracolo in costruzione e siamo arrivati a questo punto proprio per tutte quelle persone, compresa la Papa Giovanna e i nostri coproduttori, che hanno creduto in questo progetto. Ecco, cominciamo col dire semplicemente l'idea fondamentale che c'è dietro questo film, no? In poco che cosa si nasconde, da cosa è nato. È nato da un concetto fondamentale che è quello che gli ultimi, gli emarginati, quelli considerati sbagliati dalla società, invece di essere assistiti, di essere sopportati dalla società, possono essere messi al primo posto. E questo diventa una chiave di interpretazione di tutti gli aspetti, le sfaccettature della vita. Questo concetto, concretizzato da Don Oreste Benzi con la comunità Papa Giovanni, e che viene da un concetto ancora più profondo, quello di mettere concretamente nella vita i più piccoli a diventare direzione, misura delle nostre scelte per cercare la nostra felicità, il nostro posto nel mondo. Questo è il, come dire, è il concetto fondamentale da cui è partita l'idea del film. Possiamo guardare la prima clip del film. Quindi, cosa hai intenzione di fare? Che ne so, Valeria, è davvero un gran casino. Al Chiaro mi sta addosso come un avvoltoio. Babbo, mamma. Aspetta un attimo, Benny. Potrei invitare i Motta a cena, così da tenerli buoni. Ma no, va. Babbo, senti, la prof mi ha detto che dovrei portare questi libri. Benedetta, tesoro, fammi finire con la mamma e poi mi dici questa cosa dei libri. Hm? In ogni caso, dobbiamo stare ben attenti a non mischiarci con quelli là. Sei una femmina, ben arrivata. Brucia! Ivana, puoi darmi una mano con Nino? Ragazzi, è arrivata Andrea. No, guardi che... Ecco perché sei in ritardo, donna è sempre in ritardo. Torna subito in vasca, devo toglierti l'inibitore. Ah!
fatta sui libri? È bello se andare un pannolino, no? Credo che mi abbiano scambiata per qualcun altro, una certa Andrea. Ah, sì, il volontario che stavamo aspettando. Grazie per essere passata, principessa. Principessa un cazzo. Si può dire in Senato, sì. Vabbè. Allora, è una commedia leggera, no? E abbiamo scelto questo registro perché per raccontare dei contenuti così difficili, così pesanti come l'emarginazione, abbiamo voluto guardarlo con uno sguardo leggero e abbiamo cercato in queste storie così difficili quello che di bello c'era. Solo cose belle non significa che sia tutto bello, anzi, in queste storie ci sono tante cose difficili, ma uno sguardo può cogliere tutto quello che c'è di bello e costruire sulle cose belle il nostro futuro. È una commedia semplice fatta apposta per ragazzi. Noi abbiamo voluto semplificare questi concetti così difficili e confezionarli per, usiamo queste parole, confezionarli. Abbiamo fatto un lavorone di mesi, abbiamo lavorato la sceneggiatura, 7 persone ci hanno messo le mani, e per riuscire ad arrivare ai più giovani, ai ragazzi. Questa entrata in casa famiglia ho voluto replicare un po' quello che ho sentito la prima volta che sono entrato in casa famiglia io, un po' di anni fa, ed è stata una cosa che ho provato a replicare quella sensazione che avevo ricevuto, cioè una grandissima confusione, una situazione di difficoltà, di disorganizzazione, di povertà, insomma, Armando non se ne avrà male, e però una generale e importante atmosfera di gente che stava bene, che era felice. E questa cosa non me la potevo spiegare, no? Venendo da un mondo fuori, di com'era possibile che persone piene di difficoltà, in una situazione anche ambientale di povertà quasi, potessero essere felici. Questa cosa era una contraddizione che non riuscivo a capire, mi ha incuriosito, e questo pezzo rappresenta un po' quell'impatto. Prossima clip. Messa è finita, andate in pace. La messa è finita. È lei Don Alberto, vero? Altri sacerdoti non ce n'è. Se è per i soldi glielo dico subito, la cassetta per i poveri è vuota. No, in realtà io sono qui per chiederle di benedire la casa. Giovane! Nino, vieni qui! Non ho tempo, mi dispiace. No, la prego, ci metterò solo 5 minuti. No, dispiace, non posso. Non è possibile. Non ho tempo, giovane! Nino, vieni qui subito! Vedi. La prego, ci metterò solo 5 minuti. Le ho già detto che non posso, non insista. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la benedizione è fatta. Ma Don Alberto non viene di là? Basta qui. E Don Oreste Benzi, lo conosceva? Sì, certo. Lo sa che ci ha sposato lui a Rimini? Il giorno delle nozze ci ha portato un regalo meraviglioso. Venga, le faccio vedere. Francesco, è lui il regalo. Aveva solo 6 mesi quando me l'hanno messo in braccio la prima volta. È merito suo se siamo una famiglia.
appena fatto Benedetta, è ora di tornare a casa. Ma stavamo per mangiare. Anch'io ho preparato la cena. Ok. Andrea? No, amore. Lei è la mamma di Benedetta, la moglie del sindaco. Io sono Diana. È un piacere conoscerla. E questa è la nostra famiglia. Lei è la mamma di Benedetta? Sì, Marco. Ciao a tutti e scusate se non mi fermo. Ci vediamo domani? No, dovete vedervi solo a scuola. Non voglio che mia figlia si accompagni a un carcerato. Sta rincuorando il fratello, dice che una volta gli è andato dell'handicappato. E invece è cinese. Inizio a abituarmi agli applausi. Dico due parole su questa clip velocissimi. All'inizio abbiamo visto una chiesa vuota con quattro vecchiette ed è una fotografia spietata della chiesa di oggi, forse eccessiva, però è un po' la metafora appunto della chiesa, ma è anche la metafora della coscienza di questo paesotto, no? Quindi questo paese che è vuoto e manca qualcosa, no? Ed è un po' quello che, come dicevo prima, alcune categorie di persone possono aiutarci a riempirlo quel luogo, a riempirlo di significato per poter trovare una direzione che ci accomuni tutti e non ci porti invece ad inasprire, a indurire le diversità e le conflittualità che oggi nella nostra società sentiamo particolarmente. Questa durezza di confronti tra situazioni diverse della nostra società forse possono trovare un luogo dove si possano ammorbidire e si possa trovare una direzione diversa da quella che purtroppo vedo stiamo prendendo. Bene, allora procediamo e conosciamo gli attori, i protagonisti di questo film. Ho già visto qualche lacrimuccia qui in prima fila nel riguardarsi. Allora, intanto la lista me l'ha fatta il regista, se mi dimentico qualcuno sbaglio è colpa sua, ok? No, ma manca qualcuno, sicuro. Ida Maria Recati, Benedetta. Alzatevi, che così mettetevi tutti qui. Luigi Navarra, Kevin, volto delle fiction televisive e con orgoglio dico anche molte fiction della Rai, Giorgio Borghetti, che ha interpretato il sindaco, no? Patrizia Bollini, la mamma di Benedetta, nonché moglie del sindaco. Erika Zambelli, la mamma della casa famiglia. Carlo Maria Rossi, il sacerdote, la messa non è finita. Caterina Gramaglia, Ivana, che rappresenta... nel film interpreta, prego. Aaron, eccoci qua. Aaron. E poi Guardo. Barbara Abbondanza, Elvira, la macellaia. Ma non c'è, no? Barbara che non c'è. E poi, con grande onore e piacere,
Ciccio, lui è Francesco Young con la sua mamma, la mamma è Maria Cristina. C'è da dire che Aaron qua è entrato grazie al papillon di Ciccio, perché non informato che in Senato si entra solo in cravatta, era venuto senza l'olio nella lampada e Ciccio giustamente gli ha prestato il papillon. Poi vedo che è sbucata una cravatta rossa. Allora, Ciccio non è un attore, ma è davvero un grande protagonista delle case famiglia ed è una persona dalla quale noi davvero dobbiamo imparare tantissimo. Qual è la sua storia? A grandi linee, perché giustamente mi riservo, no, la discrezione che ci vuole. Francesco è arrivato da noi quando la mia prima bambina Marta, che è là in seconda fila, aveva 6 mesi. Perché con mio marito ci eravamo già detti prima del matrimonio che la nostra famiglia non poteva essere la famiglia solo per le persone generate biologicamente, ma che la maternità e la paternità si collocano sempre oltre la biologia, è una scelta, io ti riconosco come figlio e tu ti puoi costituire come tale, e però era, diciamo, un'intuizione. Poi facendo il cammino di verifica con la comunità Papa Giovanni, a un certo punto ci dissero: c'è un bambino cinese che va nell'asilo davanti a casa vostra e i cui genitori non riescono a prendersi cura adeguatamente rispetto alle sue necessità. Che fate? E a quel punto abbiamo capito che quell'ideale poteva diventare una risposta concreta, e Francesco è entrato in famiglia con noi, siamo cresciuti insieme, perché all'inizio l'ideale sta su un livello e il reale su un altro, quindi abbiamo imparato a conoscerci, ci ha aiutato a maturare che diciamo, le cose belle si fanno e ti chiedono ogni giorno di aderire a quella prima risposta, e così ora sono 10 anni che camminiamo insieme. Grazie. Ciao a tutti. Allora, non perché sei il primo cittadino tu nel film, però insomma hai rappresentato davvero una storia, quella storia in qualche maniera che va controcorrente rispetto alla casa famiglia, ma alla fine vi rendete conto che nel momento in cui arrivano i componenti di questa casa famiglia, tutto cambia e non potrà mai più ritornare come prima, nel senso bello della parola. Buongiorno a tutti, buonasera, sono emozionatissimo, buonasera Presidente. Sì, è esattamente così, il mio personaggio subisce, perché in qualche modo lo subisce in piena campagna elettorale, l'arrivo di questa casa famiglia, e la sua vita inevitabilmente cambia perché la figlia si innamora di questo ragazzo carcerato, quindi c'è un confronto, scontro anche con mia moglie sul decidere che cosa fare. Non posso spoilerare ovviamente il finale del film, però il processo catartico che avviene nell'anima e nella vita di questo personaggio è un processo che ha arricchito me personalmente come essere umano, e quindi ringrazio Christian e la produzione per avermi dato questa possibilità. E allora vi ringraziamo davvero, e adesso continuiamo e vediamo un'altra clip del film, dovrebbe esserci la terza. Grazie anche alla Presidente Casellati, questa è una sala assolutamente istituzionale, però ci ha permesso di uscire fuori dagli schemi, ma credo che questo ragazzo, questa storia, questa testimonianza davvero ne sia valsa la pena. Grazie Presidente. Stefano, caffè proprio non lo vuoi? No, grazie. Io sono qui per mia figlia. Ho deciso di fare la ribella nel momento sbagliato. Quando uno si ribella di solito cerca qualcosa. Sì, saltando la scuola, disubbidendo ai genitori e passando la notte fuori senza avvisare. È perché te che facevi la sua età. Ma qui non si sta parlando di me.
ma del ragazzo che ho ospitato, che sta avendo una pessima influenza su mio figlio. Kevin è un bravo ragazzo. È un delinquente. È uno che ha sbagliato. E che sbaglierà ancora. E dipende dalle possibilità che gli diamo. E chi gliele deve dare? Mia figlia? E comunque io non ci credo tanto a questa storia delle seconde possibilità. Io ho rubato a tutti. Amici, parenti, anche genitori. E quando tutti mi hanno abbandonato, sono finito a raccogliere siringhe usate nei cessi delle stazioni. È lì che mi ha trovato il prete, Don Oreste. Io pensavo di fregare lui e lui ha fregato me. Stefano, le persone cambiano continuamente, quando meno te l'aspetti. Questi devono essere loro. Grazie della sincerità. Ma per uno che cambia, mille rimangono uguali. Ecco, quando Borghetti dice «E chi lo deve fare? Mia figlia?», in quel momento lì, è in tutto in questo dialogo tra i due, ma quello che dice Borghetti è il buon senso, è quello che abbiamo pensato tutti, no? Nella nostra vita, quando siamo presi personalmente davanti a queste situazioni, noi proteggiamo la nostra famiglia. Tutto quello che dice il papà di Benedetta è di buon senso, di assoluto buon senso, perché difende la sua famiglia che si è messa con un carcerato in una situazione assolutamente non adeguata. Abbiamo voluto quindi mettergli in bocca quello che normalmente, giustamente, si pensa. Dall'altra parte però c'è un'umanità ferita, un'umanità così concreta, così forte, che riesce a smuovere il concetto del buon senso, che ecco, tutti noi siamo legatissimi. Cioè ci dice che c'è questa umanità così, questa ferita, che riesce a portarci su un altro piano di comprensione. E qui non andiamo a raccontare la storia del film, ma questa umanità ferita è quella di cui parlavamo all'inizio, che ci dà la direzione, ci dà la misura di che cosa è veramente importante e di cosa ci può portare a una felicità, ad un equilibrio migliore nella nostra vita, che è un po' il senso di Solo cose belle. Allora, adesso è il momento, uno dei momenti più importanti di questa giornata, perché qui in questa sala ci sono tante persone che attraverso il loro operato quotidiano testimoniano tutto quello che si fa per la comunità. Poi ci sono delle storie davvero che potrebbero essere scritte in un libro, storie da film. E questa storia, almeno leggendo tutta la sua vita, è quella del presidente Ramonda. Presidente, responsabile, non saprei nemmeno come definirla, se non una delle anime importanti, delle colonne importanti di questa comunità. E credo sia fondamentale nella vita testimoniare con la propria opera, con la propria umanità, mettendoci la faccia, ma a volte anche mettendoci l'anima. Lei vive queste realtà, le vive da tanto tempo, le ha vissute, le ha realizzate, le ha pensate. La quotidianità che viene raccontata in questo film è qualcosa che davvero si vive ogni giorno, ogni attimo, ogni minuto. Pensate, prima che potessimo parlare tutti insieme qui in questa stanza, il presidente Ramonda ha raccontato di aver adottato in una delle case famiglia in provincia di Cuneo
un ragazzo autistico, un ragazzo o una ragazza autistica grave, una bambina che ha preso quanti anni, presidente? 8 anni. Ora quanti anni ha? 46. Ha 46 anni. Ecco, questo è il valore di chi spende la propria vita per gli altri, a volte anche in silenzio, a volte anche con grandi difficoltà, ma sempre pensando che il futuro si può donare anche a persone che sono in difficoltà. Presidente Ramonda, un grazie infinito davvero per la sua storia e per quello che fa. A lei. Giovanni XXIII, proprio attraverso l'esperienza delle case famiglia, anche per me ormai 40 anni fa, attraverso l'esperienza del servizio civile che il nostro paese, no, permette di poter attuare per i nostri giovani, mentre stasera io sarò in Israele, nella nostra casa famiglia a Gerusalemme, dove lì i giovani uomini, ragazzi e ragazze fanno 3 anni di militare, quindi qui invece c'è l'opportunità, questa è una grande scelta, no, di pace, di non violenza che il nostro paese, diciamo, ha attuato negli anni 70. Quindi abbiamo potuto incontrare questa esperienza che, come raccontava Cristi, anche per me all'inizio è stata un po' così devastante dal punto di vista emotivo, però ho percepito subito, sia nell'incontro con Don Oreste, ma soprattutto con la comunità, cioè con queste persone che già vivevano, che davano la vita tutti i giorni della settimana, tutte le settimane dell'anno, di giorno, di notte, perché poi i bambini con gravi handicap hanno necessità importanti, no? Vanno accuditi, scelti come figli, no? Ho capito che lì, ecco, ci poteva essere così un'imperfezione, ma c'era una sincerità nel donarsi, c'era un progetto di vita che poteva dire delle cose importanti, non solo per quelle persone accolte, ma per la nostra società. E oggi, dopo 50 anni, il sogno di Don Oreste, tra l'altro diciamo un grazie di cuore al presidente Mattarella, che il 7 di dicembre è venuto a far visita a tutta la comunità, in particolare una nostra casa famiglia, quindi di questo ringraziamo lui e le nostre istituzioni. E quindi questo sogno si è realizzato, siamo presenti ormai in tutte le regioni italiane, in moltissimi paesi come questo, no, che avete visto, dove, permettetemelo, i nostri figli, no, capite, ci sono sia i figli biologici, quelli da dove c'è la coppia coniugata, ma i figli rigenerati nell'amore vanno nelle scuole dove ci sono tutti, vanno, se hanno delle capacità lavorative, vanno negli ambienti dove ci sono tutti a fare sport, a fare teatro, a fare musica, eccetera, eccetera. Ecco, questo sogno ormai si è allargato in 42 paesi, cioè in tutti i continenti, in tutte le culture. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando un papà e una mamma accolgono un bambino gravemente disabile, come ho visto ultimamente le nostre case in Sierra Leone, in Haiti, in Zambia, in Thailandia, eccetera, questo è un linguaggio così eloquente che lo comprendono tutti. Non è nemmeno necessario, mi capite, se volete parlare di Vangelo, anche se la nostra comunità, Papa Giovanni XXIII, lo capite. Però c'è un linguaggio così significativo, che è quello della condivisione diretta, che è quello che viene raccontato in questo film. Quindi io spero che i giovani che vedono poi possano, anche se lo ritengono, avere l'opportunità di venire a fare qualche giorno, una settimana nelle nostre case, per camminare insieme. E quindi i nostri papà e mamma, operatori, responsabili, chiamate come volete, perché comunque la casa famiglia è un presidio socio-assistenziale, dove c'è una competenza professionale, quindi i titoli richiesti dallo Stato ci sono tutti, da educatori, le lauree, eccetera, ma c'è soprattutto la scelta di oblatività di cui parlava Don Oreste, che ha citato la Presidente, che ringrazio di cuore. E quindi permettetemi una... Il vice premier, il ministro dell'interno, dice che le case famiglia prendono 400 euro al giorno, vi assicuro che non è vero. Le nostre, lo dico per amore alla verità, prendono 70 euro
al giorno per un ragazzo su due, perché metà delle persone accolte sono accolte gratuitamente. Anzi, devo dirlo, ma con molta serenità, e riconosco comunque e dico un grazie al welfare, al nostro stato sociale, che è molto importante. Però devo rendere conto anche ai nostri che danno la vita non per i soldi, non per una scelta, assolutamente. Quindi, anzi, molti enti pubblici sono ritardatari nei pagamenti. Anche quell'uno su due che pagano le rette, le pagano, se le pagano dopo anni. Noi abbiamo vinto una causa, permettetemelo, per due bambini disabili gravissimi che abbiamo tenuto nella provincia di Padova, che il comune è stato costretto a pagare dopo 30 anni. Quindi semmai è l'ente pubblico che deve risarcire i denari a queste comunità. Lo dico per amore di verità. E dico anche questo, è stato detto che questi ragazzi vengono tenuti nelle case famiglia oltre il dovuto. Non è vero niente. Noi siamo stati tra i promotori della legge dell'affidamento e dell'adozione. Quando un bambino può andare in affidamento e in adozione, Don Benzi è stato il primo, noi siamo i primi a, secondo la legge 184, ma voi capite che non tutte le famiglie se la sentono di accogliere un bambino gravemente disabile. I ragazzi che sono nelle case famiglia sono ragazzi non adottabili, non c'è lo stato di adottabilità. Noi abbiamo nella mia casa famiglia con mia moglie ormai da 40 anni preso la Miriam, bambini piccolissimi in ospedali e muoiono con noi perché non hanno nessuno, ma non sono adottabili. Lo dico questo, scusate, per amore di verità. Però lo dovevo per i nostri operatori che danno la vita in queste realtà da decenni, e questa è un'esperienza anche che ha una valenza educativa, pedagogica, riabilitativa, riconosciuta anche dagli esperti. Io nella mia tesi di laurea, che ho tradotto in un libro, il professore di psicologia dell'handicap e della riabilitazione, concludo con questo, diceva così, professore Henry: personalmente credo che anche il mondo dei tecnici specialisti potrebbe arricchirsi ed evolversi prendendo criticamente atto delle procedure adottate con successo per i pazienti considerati impossibili, casi incurabili, da questi riabilitatori a tempo pieno. Io dico un grazie a tutti voi, alla Presidente Casellati che ci ha ospitati in questa meravigliosa sala, e dico un grazie soprattutto a tutti i nostri operatori, ma a tutti i ragazzi che sono i protagonisti delle case famiglia, sono i veri riabilitatori a tempo pieno. E come diceva Don Oreste, se noi ripartiamo dagli ultimi, questa società può veramente ritornare a essere una società, un popolo che cammina insieme e che ci si salva insieme. Grazie di cuore. Grazie Presidente Ramonda. Ora è il momento di ascoltare un'altra voce fondamentale per questa comunità. Ha voluto anche fortemente questo incontro, lo ha organizzato. Il suo operato è straordinario. Io dico sempre a Donaldo che la sua giornata dovrebbe essere di 48 ore. Perché si sveglia la mattina presto, fa tante cose per la comunità, non ci dimentichiamo anche l'impegno che c'è la sera, la notte per togliere tante donne, tante prostitute dalle strade, e tante ne ha salvate. Io quando sono stata nelle Marche, in questa comunità protetta, ho conosciuto due ragazze che chiamavano Donaldo papà, perché le ha non solo tolte dalla strada, ma le ha dato la possibilità di avere una vita normale. Prima, quando parlava Christian, ha detto tante persone che stanno male, no? Però non riuscivo a capire, pure erano felici, no? Anch'io in questa comunità ho visto molte persone felici, altre invece che erano state liberate, cioè vivevano il senso della libertà come un'unica grande forza che permetteva loro di vivere, non più di sopravvivere, di vivere. E Donaldo fa questo, Donaldo porta e dona libertà a molte anime oppresse. Donaldo, un'altra
anima forte della comunità, Donaldo e le battaglie che facciamo spesso anche in TV. Si parla sempre poco di prostituzione, di lotta a questo fenomeno. Si parla invece molto di immigrazione nelle case. Ad esempio, ci sono molti ragazzi accolti che escono dai barconi con canali umanitari. Ce n'è stato uno molto importante, credo, inizio gennaio, no? E, ecco, per cui, insomma, le attività sono davvero tante, i temi sociali sono molto caldi. Donaldo Buonaiuto è tutto questo e non solo. È una grande forza che va avanti, che macina vita e che non si ferma mai. Donaldo Buonaiuto. Mi alzo in piedi perché così mi vedete meglio. Grazie Eleonora per queste parole che sono le parole più di un'amica, insomma. E quindi vorrei intanto portare i saluti di Monsignor Stefano Russo, il segretario generale della CEI, che è stato colpito da un gravissimo lutto e quindi mi ha pregato di porgere i saluti alla Presidente del Senato e a Ramonda e a tutti voi. E quindi va la nostra preghiera per la sua famiglia. E mentre si mostravano queste immagini mi è venuta in mente una parola: non abbiate paura, aprite le porte a Cristo. Furono le parole che Giovanni Paolo II tuonò pensando specialmente ai giovani, ma a tutti, a tutta l'umanità. E così oggi Papa Francesco continua a dire di abbattere i muri, di non innalzare i muri, ma di abbatterli, di creare ponti. E allora vorrei veramente ringraziare di cuore la Presidente del Senato, perché dopo il Presidente Mattarella, la seconda carica dello Stato, ha messo in pratica quello proprio che diceva Don Oreste: le cose belle prima si fanno e poi si pensano. E così è accaduto 2 mesi fa, quando venne a trovare la Presidente, facendogli così, osando, come ci ha insegnato Don Oreste, a osare, e chiedendogli la possibilità di dare voce a chi non ha voce e di essere voce no? Degli ultimi, dei poveri, degli emarginati. E la Presidente ha detto subito il suo sì, no? Proprio con il cuore, non con la mente. Ed è la caratteristica della Presidente Casellati, che ringrazio per la sua attenzione, la sua grande umanità, a partire proprio dalle persone più vulnerabili e più emarginate. Grazie Presidente, veramente. Lei ha detto che chi accoglie e le realtà che accolgono devono essere tutelate, devono essere sostenute, che questo è il volto dell'Italia migliore. E che ha detto anche una parola molto commovente, che non possiamo mai abituarci ad ascoltare questo grande pensiero così profondo, che aiutare il prossimo, sì, è vero che è ricevere, ed è però ricevere molto di più di quanto si dona. E questa ne è la testimonianza, e questa testimonianza oggi viene anche così interpretata con l'attualità, con le parole che Paolo Ramonda, voglio dire, magari la maggior parte non lo sa, che Paolo ha posticipato il suo viaggio per essere presente, proprio come successore di Don Oreste
proprio come era Don Oreste, un infaticabile apostolo della carità. In versione laica, ecco, anche Paolo è veramente un infaticabile apostolo della carità, e grazie veramente per tutto quello che fa girando il mondo e donandosi continuamente agli altri. Quindi un ringraziamento speciale a Paolo. E che ha il grande dono dell'umiltà e della forza interiore, dell'amore di Gesù. E, ecco, lui proprio, no, ha detto, ci ha fatto capire quanto è importante che anche la politica incontri, dialoghi, conosca. Cioè, prima di sentenziare bisogna conoscere. Poi sentenziare lasciamolo ad altri, ma è così importante conoscere, e si conosce quando... Don Oreste diceva che si conosce solo quando si ama. Ecco, io penso che sia importante iniziare almeno a incontrarsi. E quindi noi dobbiamo imparare a incontrarci con tutti, anche noi preti. Avete visto il prete che all'inizio era un po' scettico, eh? Anche noi preti, nessuno è escluso, dobbiamo imparare questa, ogni giorno, questa scuola di umanità, di incontro, che è così importante. Penso che oggi Don Oreste dal cielo gioisce nel vedere che lo Stato italiano, attraverso oggi la Presidente Casellati, riconosce il grande bene che si fa tra di noi. Non c'è un superiore e un inferiore, è il bene tra di noi, a partire da chi è più svantaggiato. Quindi penso che Don Oreste è lui che dal cielo ci fa un grande applauso, e auguro che la Presidente possa anche fare una visita in qualche nostra realtà della comunità, e che possa aiutarci, continuare ad aiutarci a dare voce, una voce. Cristian Gianfreda è un regista speciale, perché prima ha vissuto e poi ha interpretato, ha scritto questo film, e quindi avete sentito il suo cuore, oltre che la sua professionalità, e quindi a lui e a tutti gli attori veramente va un grande applauso Questa è un'opera d'arte, questo film è un'opera d'arte. Mi piacerebbe che i parlamentari, i senatori, onorevoli potessero vederlo, ma anche nelle grandi stanze dei bottoni. Però penso che faccia bene a, no, proprio a poterlo vedere e riflettere. Quindi grazie anche a Eleonora, veramente splendida. Una giornalista luminosa, luminosa, perché è così diretta come la vediamo, e quindi grazie a lei e anche a tutti i giornalisti presenti, a coloro che daranno voce a questo film che non ha dietro chissà quali grandi lobby commerciali, però abbiamo la fede e la voglia di trasmettere. Grazie a tutti. Vi ringrazio, e un applauso e un ringraziamento ancora alla Presidente Casellati. Grazie di essere stati con noi.